ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua finalmente per farvi sempre un continuo di video back to school. Come vedete, quest'anno sono arrivata un po' con calma, ma come vedete, insomma, alla fine ve li sto facendo con i miei tempi. Il video back to school di oggi sarà ovviamente: cosa c'è nel mio zaino per università, nel mio caso, ma questo video l'avrò chiamato scuola barra università, perché alla fine è anche un po' quello che si porta, che portavo a scuola. Se mi conoscete bene sapete che i miei zaini cambiano in continuo. Ho comprato un nuovo zainetto nero, ma è molto piccolo, non ci stanno i quaderni, quindi amen. Sicuramente cambierà nel corso dell'anno, ma per questi primi giorni, guarda, settimane di università, che per me ricomincerà 8 ottobre, quindi siamo lontanissimi, però questo video se non lo faccio ora poi non ha più tanto senso farlo dopo. Per, diciamo, le prime settimane utilizzerò questo. Allora, adesso vi spiego, un po' particolare. In pratica, non so se niente dalla telecamera, ma a me piace tantissimo, cioè io lo amo. Magari a voi farà vomitare, probabile, perché è uno stile un po' particolare. Uno zaino della marca Camomilla. Questo zaino ha la mia età, nel senso che mi fu regalato, cioè mi venne regalato quando nacqui. Mi regalarono questo zaino con dentro una bustina fatta con la stessa trama, diciamo, scusate ma pesa un sacco, con la stessa trama, e dentro c'erano tipo dei vestitini appunto per me, neonata, insomma. Mia mamma me l'ha sempre conservato, è uno zaino che non ho mai usato per scuola, ho sempre usato per magari andare al mare, ma molto poco l'ho usato. L'ho ritrovato in casa in questi giorni, nella mia bull con tutti gli zaini, nel mio puff, e ho detto: ehi, ma tu sei molto carino, non lo so, c'è qualcosa che mi piace troppo di questo zaino. Mi sa molto di vintage, ma perché chiaramente io so che questo zaino ha 20 anni, ovvio che chi lo vede non lo sa. Poi è rosa, c'è i quadrettini, è molto fine, dietro è fatto così, è molto spazioso, infatti credevo che non ci stessero le cose, invece ci stanno. L'unica pecca è che qui, vedete, non ha la lampo, non ha la chiusura a cerniera, ma ha questo, che ora apriamo, cioè la chiusura con l'elastico, quindi è importante, ovviamente per me, lo dico a me stessa, non mettere portafoglio, cose che possono rubare qua sopra, perché appena fanno così è aperto praticamente. Io cercherò di chiuderlo al massimo. È difficile rubare una cosa tipo un quaderno, un libro, perché è veramente chiuso molto stretto, però non si sa mai. Se mi trovo bene lo continuo ad usare, se no cambierò. Come sapete, ho comprato una borsa molto grande, che è appunto bordeaux, che in questo momento qui dentro non mi va a tirare fuori. È una borsa enorme che ho usato all'università mesi fa, e quella lì ad esempio è perfetta, diciamo, se no non finiamo più. Nella tasca esterna, che è una tasca anche questa molto particolare perché è doppia, cioè ha una doppia zip praticamente, ci tengo il telefono, quindi eccolo qui, il mio secondo telefono, cioè la batteria portatile. Finché non vado a cambiare la batteria del mio telefono, purtroppo questa ci deve sempre essere. Poi ovviamente fazzoletti, in questo caso li tengo qua nella tasca esterna. La tasca esterna è finita. Allora, la prima cosa che mi capita sott'occhio e che è sempre sopra quasi a tutto è l'astuccio. Su questo ovviamente non ve lo apro ora perché, cioè, sarei un po' stupida. Ci farò un video dedicato, ovviamente, se vi interessa il video sull'astuccio mettete mi piace a questo video qui e io in base a quello capisco se siete interessati o meno a quello. Comunque questo è l'astuccio che ho deciso di usare quest'anno, è un ciappetto. Io tengo sempre i ciappettini nella borsa perché, vedete, ho una massa di capelli terribile, ne ho tantissimi, cioè aiuto. Quindi quando sono a lezione di solito li lego, faccio comunque una coda o una cosa con il ciappetto per evitare
di avergli un faccio. E eccola, guardate, la busta correlata. Questa l'ho usata tantissimo invece, e l'ho usata anche come astuccio molti anni fa. In realtà è la mia SOS bag, la conoscete benissimo, ve la faccio vedere in tutti i video di cosa c'è nella mia borsa, c'è sempre. È una bustina dove dentro tengo salviette intime, salviette mille usi sparse a caso, un profumo, uno specchietto Tampax, un accendino e un igienizzante mani. Per me è importantissima l'igiene delle mani, lo sapete benissimo, io ne avrò usati tipo almeno già 5-6 di questi qua della Mercy Andy, mi trovo benissimo, perché le mani si asciugano subito e non rimanete appiccicosi. E a questo proposito ho deciso di inserire in questo video una breve parentesi su questo. Mi sembrava un'occasione perfetta piuttosto che cacciarlo in un vlog. È un pacchettino che mi è arrivato dalla Mercy Andy, ovvero la marca che fa gli igienizzanti mani, tramite la solita piattaforma di Octoly. Ringrazio Octoly per avermi permesso di collaborare con questa azienda, e solite recensioni super sincere, anche perché sapete che non ordinerei, non farei una collaborazione se le cose non mi piacessero già. Dato questo, che ora vi faccio vedere che cos'è, sono sempre igienizzanti mani, ma tra l'altro guardate il pacchetto, super carino, un po' speciali, perché guardate, sono il Pantone Edition. Guardate che belli, la Mercy Andy ha fatto una sorta di collezione, diciamo, collezione straordinaria, tipo limited edition, insomma, troppo carini, appunto Pantone, perché ci sono i colori, diciamo, fondamentali, quindi sono il blu, rosso, giallo, arancione e vabbè il rosa. E per quanto riguarda i gusti, non ce n'è nessuno che io abbia già provato, nel senso che l'azzurro è al sapore tipo di oceano, questo è Hello Sunshine, questo è Cherry Cherry, quindi è lo stesso rosso che vi ho appena fatto vedere che ho nella bustina, quindi è l'unico che conosco già, e poi manca il rosa, che è, sto leggendo qua, Flower Power, quindi sarà un gusto fiorito, presumo. L'idea di questo cubettino con tutti i colori dentro, non lo so, è stata un'idea molto, molto originale, molto carina. Eccoli, li ho tirati fuori dalla loro scatoletta, così vi posso far vedere in mano. Sono questi qui, e ovviamente finiranno dentro al mio, cioè alla mia borsa per l'università. Ve li ho fatti vedere, aiuto, in questa occasione, proprio perché, ripeto, quale migliore occasione se non dentro alla borsa dell'università? È una cosa che non manca mai, quindi non vedo l'ora di provarli assolutamente. Vi lascio qua sotto il link al prodotto e tutte le varie informazioni che dovete sapere. Finiamo con il nostro video, altrimenti non finiamo più. Un'altra cosa che troviamo, adesso io non ho ancora cominciato l'università, ma ho ipotizzato una classica giornata. Io faccio 6 ore tutti i giorni, quindi sono solitamente 3 ore e 3 ore, due materie. Quindi ho ipotizzato di portare due quaderni, perché sarà così. E questo qui di Tiger e questo qui della Monocromo rosso a quadretti. Avete visto tutto nella haul back to school, comunque di solito porto due quaderni. Quasi una delle ultime, ma non meno importante, l'agenda. L'agenda c'è sempre, non chiedetemi perché comunque all'università si sta attenti alla lezione, lo so. Però cioè io mi sento persa, non so, magari con il mio gruppo organizziamo una cosa, me la segno, mi chiedono se ho un impegno per quel giorno, controllo, cambiano qualche orario di lezione, me lo segno, cioè vi giuro, senza l'agenda io sono persa, quindi questa non può mai mancare. E l'ultima cosa è questa bustina, l'ho presa da Terranova, esatto, tra l'altro recentemente, quest'estate, quindi forse la trovate ancora in qualche negozio. È una bustina di pelo pagata 1 euro, ma che è un po' il mio consiglio per voi. Quando andate al liceo, università, scuola, non lo so, non portate il portafoglio, almeno io non l'ho mai portato per mancanza di fiducia, però non si sa mai. Diciamo che io utilizzo questa bustina e ci tengo dentro, vabbè, le cuffiette che sono puntualmente aggrovigliate, ma non vi preoccupate,
perché per il compleanno quest'anno chiedo, se è possibile, le AirPods, perché mi piacciono troppo, le voglio provare, quelle lì senza fili. Poi ci tengo i buoni, aiuto, della mensa, universitaria, il biglietto del bus e la carta d'identità. E ovviamente qualche moneta sparsa o comunque dei soldi in carta, insomma. Non porto mai il portafoglio perché ho dei tragitti da fare, sono in bus, sono a piedi, sono, non lo so, sono un po' lontana, ecco, lì non si sa mai. Mi mangerei le mani se mi rubassero il portafoglio perché ho tutte le carte, il negozio, tutto, quindi sarei proprio una stupida. Quindi per andare a fare 6 ore di lezione, questa è l'unica cosa che mi serve in realtà. Ma non meno importante, quest'anno abbiamo una new entry. Non so quanto durerà, non so se lo porterò sempre. Uno dei motivi per cui l'ho comprato è proprio l'università. Noi come organizzazione universitaria siamo abituati che abbiamo lezioni frontali, ma i professori ci lasciano il loro materiale didattico. E alcuni professori ti permettono di prendere appunti, di seguire, altri veramente no. Io ho problemi di vista, quindi per me dover guardare la lavagna, quindi il materiale didattico e scrivere è un delirio. Quindi l'anno scorso ho portato tutti i giorni il mio iPad e da lì guardavo il materiale didattico. Quest'anno che ho il PC nuovo portatile, penso che porterò questo. Se poi vedo che è inutile, ricomincerò a portare l'iPad, insomma, è uguale. Però per i primi giorni. La cover è in poliestere, mi sembra. Non lo so, comunque è abbastanza morbida e protettiva, diciamo. E dentro troviamo il computer. Questo è un MacBook da 13 pollici. L'ho presa su Amazon e anche questa l'ho presa su Amazon. Le ho pagate tipo in tutto 16 euro, mi sembra. E è molto carina, come vedete si accende anche la mela quando il computer ovviamente è acceso. Credo appunto tutti i giorni e soprattutto nelle lezioni in cui ci sarà materiale didattico da guardare, da osservare. E soprattutto non so ancora se prenderò appunti al PC per alcune materie come ho fatto l'anno scorso oppure no, quindi proprio ho il vuoto totale. Comunque in ogni modo lo zaino è vuoto. Come vedete le cose ci stanno alla perfezione. Ci sono sempre una bottiglietta di acqua e la merenda, che ovviamente ora non ho messo per motivi di tipo che non devo andare all'università ora. Tutto il resto sono cose che aggiungo, tolgo, dipende dai giorni. Vi mando un bacio, fatemi sapere qui con un like se volete il video su cosa c'è nel mio astuccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!